in modo adeguato, se ci fossero stati degli abusi nei confronti dell'imputato o se queste, diciamo, rilievi, queste accuse siano infondate. Io invito a ricordare come il giudice istruttore nella sentenza di rinvio a giudizio ha dettagliatamente dimostrato di avere preso nel corso dell'istruttoria 39 provvedimenti per la condizione dell'imputato, sia per il benessere nella condizione carceraria, sia per le visite da parte di medici, di legali, di parenti e così via. Ecco, quindi la convinzione da parte del giudice istruttore è certamente stata quella che